Ciao a tutti, io sono Ludo e bentornati sul canale di Ludo e Creed e Babes TV. Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui perché moltissimi di voi mi stanno consigliando un nuovo gruppo che apparentemente sta spopolando ed è molto molto bravo. Quindi sono qui per reagire per la prima volta insieme a voi ragazzi a Voice of Bakeprot. Dovrei averlo detto bene, ho letto che si pronuncia così, spero bene. Ma siccome io non sono per niente informato su questo gruppo, vedrò insieme a voi di che cosa si tratta. Allora, sono un trio rock tutto al femminile indonesiano. Woo! Scusate ragazzi, ma girl power, ok, non vedo l'ora, quindi è un gruppo rock indonesiano. Ragazzi, per chi non lo sapesse, ma penso avrete letto il titolo, io sono italiana, noi reagiamo in questo canale a tutti gli artisti di qualsiasi nazionalità che ci vengono consigliati, che magari spiccano sugli altri, sia per unire tutti quanti grazie alla musica, sia per dare visibilità agli artisti. Prima di iniziare, iscriviti al canale se vuoi sostenerci, se vuoi fare in modo che questa missione di unire tutti quanti grazie alla musica e di dare visibilità agli artisti vada in porto. Ci potete anche seguire su Instagram se volete, The Babes TV, siamo sempre noi, non potete sbagliarvi. Direi, oggi faremo la reaction tra tutte le canzoni che potremmo prendere in considerazione. Prenderemo in considerazione God, Allow Me Please to Play Music. Inutile dirvelo, piccolo disclaimer, è un video ufficiale, quindi dovrò per forza flipparlo, velocizzarlo leggermente, perché i video ufficiali sono quelli che YouTube non vuole assolutamente che vengano presi in considerazione, ma a noi non importa, lo faremo per il pubblico e perché voglio sapere di che cosa stiamo parlando. Video tra l'altro uscito a ottobre, quindi neanche troppo lontano. Sono super curiosa, direi bando alle ciance, iniziamo subito. Ok. Ok, intanto analizziamo un secondo cosa sta succedendo qui, perché nei primi 20 secondi abbiamo già un impatto veramente elevato. Allora, sì, sono tre ragazze, mi sembra. Tra l'altro, ragazzi, abbiamo chitarra elettrica, batteria, probabilmente c'è anche il basso, insomma un gruppo rock di tutto rispetto. Scenografia molto dark, molto cupa, vediamo un po' il messaggio che vogliono mandare. Ok, prima che parte il ritornello. Allora, loro cantano in inglese. Si sente un pochino che non è la loro madrelingua, l'inglese, però molto molto d'impatto, devo dire, molto molto impatto. Ok, fermi. Allora, I wish for a world free from sexual harassment. Oh, bene! Abbiamo messaggi umanitari, quindi devono essere attiviste in qualche modo. E sono molto curiosa di vedere. Io amo, ragazzi, io amo i video umanitari, proprio li adoro, che hanno proprio un messaggio. Sono quelli che preferisco proprio, ve lo dico subito, quindi già partiamo bene. Wow! Ok, allora la canzone penso si riferisca al fatto di voler cantare senza avere rotture di scatole, insomma. Penso che il fatto che loro siano indonesiane e che siano delle femmine, probabilmente nella società, io non so poi come funzionano le leggi in Indonesia, ve lo dico, ma sicuramente la donna potrebbe essere considerata inferiore. Purtroppo questa è una cosa che anche ai giorni nostri è così. Stiamo cercando di combattere questa cosa,
penso siano comunque femministe. Ragazzi, ovviamente se dico scorrettezze non ve la prendete con me, io è la prima volta, non mi scrivete ti devi informare, no, io non mi informo perché io faccio una reaction, devo sapere solamente cosa fanno, come si chiamano e sentire la canzone, non devo avere tutti i pregiudizi, quindi non mi venite a dire di informarmi perché mi informerò dopo la reaction, ok? Quindi se dico qualcosa di inesatto, perdonatemi, ma è una reaction, quindi il primo impatto. Io sono dell'idea, insieme a Christian, che non dobbiamo avere pregiudizi o sapere già di cosa parlerà la cosa, perché dobbiamo vedere se il messaggio arriva senza sapere di che messaggio si tratta. Quindi, piccola parentesi, andiamo avanti. Wow. Ok, ragazzi, attenzione, qua stanno arrivando dei messaggi importanti. Lei suona, loro due dietro sono incatenate con il fuoco alle spalle. Questo sì, secondo me è un simbolo di prigionia, del fatto che magari loro come donne o come popolo, non so a cosa si riferiscono, sono molto bloccate e vorrebbero solamente poter fare il loro lavoro. Ho avuto i brividi. Fermi, voglio vedere cosa scrivono, eh? Ok, alcune cose non le capisco, ragazzi, eh? Ok, vedi? Without sexism, quindi parliamo anche di sessismo. Ottimo. Mi piace tantissimo come si approcciano, sono quasi disperate, capito? Proprio il fatto che, per favore, con questo ambiente molto cupo, sul fatto di poter avere i propri diritti, sono una cosa veramente che tocca molto, veramente. Wow! Wow, ragazzi, io ho i brividi. I'm not a criminal, I'm not the enemy, I just wanna sing my song to show my soul. Qualcosa di questo tipo, bellissimo, il messaggio è stupendo, penso si possa applicare a qualsiasi diritto umano, quindi bellissimo ragazzi, io mi emoziono perché queste cose mi piacciono tanto. Poi riesco proprio a percepire la loro quasi disperazione, il video è fatto in modo che sia un grido disperato e arriva assolutamente, con tutto, con i colori, con i loro sguardi, con il modo di cantare, con tutto, con i costumi, con tutto. Wow! Sing it! Queste sono loro tre, wow! Questo cos'è? Wow, ragazzi, wow! Allora, tutti i commenti sono quasi tutti in indonesiano, purtroppo non li capisco, ma molto molto creativo, molto... Non lo so, mi ha lasciato dentro, vi dico un po' che cosa mi ha lasciato. Allora, Bonnie, intanto me levo le cuffie, eh? Allora, è una canzone che ti lascia dentro non solo l'emozione di aver sentito comunque una canzone che è bella, è rock, è molto molto ben fatta a livello solo di canzone, ma ti lascia anche un messaggio quasi di mio Dio, è così evidente quello che cantano, nel senso loro chiedono a Dio di poter cantare e mostrare la loro anima. È un diritto umano che tutti dovrebbero avere. Sono super 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 contenta di aver visto questo video. Mi è piaciuto tantissimo il loro messaggio, è un messaggio per i diritti umani, penso soprattutto i diritti di una donna in questo caso, anche perché, ripeto, io so com'è la situazione nell'Occidente, in Italia, per quanto riguarda la donna che sta comunque cercando di uscire fuori come figura eguagliata all'uomo, come è giusto che sia.
Nel frattempo la lavatrice ha deciso di fare un casino, vabbè. Ma non so nelle altre culture, purtroppo, com'è la situazione. Non vivo le altre culture, quindi fatemi sapere se c'è qualche messaggio riferito a qualcosa in particolare. Sono molto molto curiosa di saperlo. Comunque, il messaggio è giusto, la canzone mi piace, il video mi è piaciuto, loro sono veramente molto interessanti. Quindi fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, cosa ne pensate, chi sono loro. Ora è il momento di darmi altre informazioni, quindi qui entrate in campo voi, scrivete qua sotto nei commenti qualsiasi informazione. Bene, questa è stata la mia reaction, spero tantissimo che vi sia piaciuta. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete iscritti, ragazzi, è molto importante. Attivate anche tutte le notifiche per rimanere sempre sintonizzati su nuovi video. Seguiteci anche su Instagram e, insomma, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!